sì, bisogna fare due minuti, parlando un po' lontano. Allora direi che possiamo iniziare. Innanzitutto, buonasera, grazie di essere venuti. Sicuramente siete qui perché avete interesse in questo argomento e perché conoscete chi l'ha trattato. Vabbè, non conoscete me, io sono un amico di Federico di lunga data, anche di famiglia mi permetto di dire, avendo fatto le superiori con suo fratello maggiore, e ci accomuna la filosofia, la laurea in filosofia e l'amore per questa splendida materia. Facciamo una piccola introduzione per chi non lo conoscesse, dell'autore. Chi non lo conosce, scusate, sulla mano. Ah, ok, benissimo. Allora, signora, mi dedico a lei, gli altri ripasseranno un attimo, Dunque, dottore in filosofia all'Università Vita e Salute Fede. Di San Raffaele nel 2009 con una tesi su John Rawls, stabilità per buone ragioni, e nel 2010 laurea magistrale in filosofia della persona, della mente, della città e della storia, sempre presso l'Università Vita e Salute San Raffaele, con una tesi questa volta intitolata Oltre la prudenza, un riesame del diritto dei popoli, sempre di John Rawls, che era affezionato, molto bene. Poi nel 2010, ha vinto uno... che... un curriculum è importante perché deve essere fonte di orgoglio, non di vanto. Vanto e orgoglio sono due cose diverse. Un curriculum ricco è giusto che sia fonte di orgoglio. Ecco, quindi vincitore uno stage per il MIUR all'Ambasciata della Cultura Italiana a Londra, che però è rifiutato. Yes. Ma è rifiutato. È ricercatore presso il Centro Studi di Etica Pubblica della Facoltà di Filosofia sempre dell'Università Vita e Salute San Raffaele. E adesso insegni alla Ludes, giusto? E hai finito il dottorando. Finisce a ottobre il dottorando, sempre in filosofia e scienze della mente, giusto? Sì, che poi lavoro con i medici, ma in teoria era filosofia e scienze della mente. Va bene. Lo dico con contentezza, per fortuna che è andata così. Molto bene. Lui ha già fatto una pubblicazione, non so se conoscete il suo libro, immagino di sì, Ritorno al mondo, storia e filosofia di un incidente, un accadimento che ha avuto... e che l'ha portato poi a scrivere questo libro, un libro molto bello, invito coloro che non l'hanno letto a prenderlo e a leggerlo, perché anche la modalità espressiva è molto bella, molto interessante. Diverse pubblicazioni di stampo accademico, naturalmente, e oggi siamo qui per questo saggio, possiamo chiamarlo saggio, Figli di Asclepio, le radici greche della medicina occidentale. Allora, naturalmente adesso ne parlerà dettagliatamente Federico, io volevo fare una piccola apertura in questo senso. La filosofia nasce dallo stupore, no? Quando vediamo qualche cosa che ci colpisce, sia in senso positivo sia in senso negativo, siamo stupiti. E subito dopo lo stupore arriva la domanda: perché? Da lì parte il pensiero, lo studio, il ragionamento, che deve sempre essere, filosoficamente parlando, intellettualmente onesto, altrimenti non può produrre una risposta valida. Nella nostra società, che consideriamo forse la più avanzata
la nostra società occidentale, intendo, che consideriamo all'avanguardia in tutto, io personalmente ogni giorno mi stupisco per gli accadimenti che succedono. Diciamo che grazie ai media sono più gli accadimenti negativi che mi fanno stupire piuttosto che quelli, diciamo così, positivi. E poi dopo da lì nasce la domanda del perché. E in questo senso quindi questa nostra modernità che ci avrebbe dovuto catapultare in una situazione di estremo benessere, appunto, ci lascia ancora aperti tantissimi problemi e questa tecnologia, questa scienza non riesce da sola a dare una risposta. E quindi mi viene questa riflessione da fare. Insomma, tutto ciò che abbiamo usato come strumento per arrivare alle conoscenze di oggi, e quindi se parliamo di 2500 anni fa, che strumento potevamo avere se non la ragione? Oggi la ragione ci ha dato tutta la strumentazione tecnologica, eccetera, eccetera, allora c'era la ragione. Ma oggi questa ragione, questa parte dell'uomo, il pensiero, e non solo il pensiero, il sentimento, la trascendenza, dov'è? Dove sono? Dove li abbiamo messi? In un angolino? Sono lì, perché oggi abbiamo la scienza, abbiamo la tecnologia, che però, ahimè, pare che non riesca a dare tutte le risposte che vogliamo. Ecco che allora Federico declina, a mio parere, questo pensiero nella medicina. Medicina che oggi consideriamo giustamente una scienza, ma appunto l'altra parte dell'uomo, perché comunque è parte dell'uomo, il pensiero, il sentimento, la trascendenza, dove l'abbiamo lasciato? Vi invito, quando comprerete il libro, a fare attenzione a pagina 5, mi è piaciuto molto, naturalmente il libro l'ha letto tutto, eh. L'ultima citazione che fa, di Edgar Morin, ho detto giusto? Morin, credo. Neanche io sono sicuro. Francese. Infatti, Morin, non ho studiato francese. Non ve lo dico, ve la faccio leggere a voi, però vorrei completarla con una citazione di Edmund Husserl, padre della fenomenologia, che nella sua ultima opera ben definita e edita, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, dice, cito perché a memoria non me lo ricordo, da quando i rami del sapere hanno tagliato via le proprie radici, cioè l'interrogazione generale, la riflessione filosofica, l'interrogazione generale sul senso complessivo della realtà, la scienza è andata trasformandosi sempre più in tecnica, lui dice tecnoscienza, come si usa dire oggi, stiamo parlando dei primi del Novecento in questo senso, mera applicazione di regole e procedure, del tutto cieca di fronte alle grandi questioni del mondo e della vita umana. Adesso lascio la parola all'amico Federico e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Beh, ringrazio non solo perché così si comincia, ma perché lo faccio di cuore, il dottor Gandola, nonché Lele, insomma, per la bella introduzione, per essere qui oggi. Deve esserci il professor Gabrielli, che purtroppo si è ammalato, ma io discuterò altrettanto volentieri, con altrettanta passione, forse in modo meno formale, con il dottor Gandola, quindi sono veramente contento di averlo qui. Tante cose le anticipate, quindi insomma entro nella sostanza del volume più che nelle sue premesse, per quanto sono già state discusse. Questo volume fondamentalmente, che oggi presenterò in modo il più possibile aneddotico, discorsivo e simpatico, perché altrimenti magari è ricco di concetti che appesantiscono un venerdì sera che ci auguriamo essere più possibile piacevole, nasce da un'idea che è stata largamente anticipata appunto dal dottor Gandola,
che è quella, siccome, o meglio, dati i problemi, il disorientamento che abbiamo oggi a livello sociale, culturale e a vario livello, in tutto quello che succede nella vita di tutti i giorni, non serve essere filosofi per capirlo e percepirlo, ecco, allora, se la nostra cultura, che è occidentale, si radica in una cultura antica, che è quella greca e latina, tornare al passato non significa regredire, ma significa prendere ciò che c'è di buono, di categorie che forse abbiamo dimenticato, per aiutarci a risolvere, o quantomeno a capire, e quindi poi già capire è il passo fondamentale per risolvere, eventuali problemi che ci caratterizzano al giorno d'oggi. È un discorso infinito, che chiaramente non affrontiamo oggi, ma io oggi affronterò, e questo è il concetto di questo libro, in un pezzettino piccolo piccolo, che è quello della medicina, perché anche la medicina, che oggi noi pensiamo in virtù delle cose strabilianti che fa, essere completamente lontana dalle sue radici antiche, che vedremo a volte sono anche imbarazzanti per il modo in cui si giungeva a trattare il malato, in realtà a sua volta nasce da questi fondamenti che io voglio appunto presentarvi nel modo il più possibile simpatico e leggero. Partirò dal mito di Asclepio. Asclepio è considerato il dio della medicina, in realtà è un semidio, ma arriveremo a capire perché. E quindi figli di Asclepio fa riferimento alla stirpe dei medici, in quanto appunto figli del primo medico mitologico, lo stesso Asclepio. Quindi praticamente è come intitolare Medici, le radici greche della medicina occidentale. Laddove il riferimento ad Asclepio è dovuto al mito appunto di Asclepio, che in senso mitologico ci spiega come nasce la medicina in Occidente. Quindi cominciamo da questo mito. Tra l'altro i miti greci sono lungi dall'essere delle semplici favolette, perché ogni singolo accadimento e caratteristica delle persone che vi sono protagoniste racchiudono una simbologia e dei significati che sono potentissimi, e cercherò di schiuderne qualcuno. Quindi dicevo, un bel giorno Coronide, essere femminile e mortale, amante di Apollo, essere maschile e immortale, incinta di questo bambino dallo stesso Apollo, giace travolta da passione con il valente straniero Ischis. Giacciono e vengono scoperti da questo corvo, che era il controllore che mandava Apollo affinché controllasse appunto la sua amante, che evidentemente non era solita fare ciò che Apollo non amava che facesse. Il corvo era bianco, perché il corvo era simbolo appunto di Apollo, è il dio della, oltre che della medicina, del sole, della luce, dell'ordine. Quindi il corvo bianco era il messaggero che controllava, al di là di queste piccole cose coniugali, ciò che Apollo voleva che si controllasse. Il corvo vede Ischis e Coronide che consumano la loro passione, ma non fa tempo a interromperla, però vola zelante da Apollo a riferirgli i fatti. Apollo, che non è il dio come siamo abituati noi a concepirlo, ma come dio greco è fatto di vizi e virtù tipicamente umane, perde completamente il controllo, maledice la stirpa dei corvi, facendoli diventare da lì per il resto dei loro tempi dotati di penne nere e oscure come la notte, e fa uccidere Coronide e Ischis. Questa in realtà è la premessa, perché il punto decisivo accade adesso. Coronide giace sulla cima della pira funeraria, morta, ma porta in grembo il figlio di Apollo stesso. Apollo si rende conto di cosa ha fatto uccidendo la sua amante, e quindi, travolto da dispiacere e dolore, cerca di salvare il bambino che ha in grembo, che sarebbe morto per una colpa che non ha, perché appunto sarebbe morto per via dell'infedeltà della madre. La metafora prima che introduco, che è di grandissimo spessore, è quella tale per cui il bambino che viene salvato è metafora dell'umanità che si ritrova a soffrire e poi a morire come una parte strutturale della sua esistenza, certo non tutta, ma come una parte a cui non può rinunciare, per una scelta che non ha fatto, perché nessuno sceglie di venire in vita per eventualmente soffrire e sicuramente morire. Quindi qual è il principio della medicina? Apollo, padre di Asclepio, decide che da quel momento quel bambino deve portare la salvezza sulla vita, sul pianeta Terra e nella vita degli esseri umani, come appunto educandolo alla pratica della medicina, attraverso due strumenti fondamentali, che anche questi sono metafore molto profonde della medicina antica e ancora del suo sviluppo occidentale. Il primo è dovuto a un dono che Atena,
dea delle arti, non a caso la medicina è una tecnica più che una scienza, e dea delle arti e dell'ingegno, quindi del pensiero che sta alla base della medicina, vedremo in che senso, fa un regalo al piccolo Asclepio, che poi imparerà crescendo come si adopera il regalo stesso. Due fiale contenenti il sangue della Medusa Gorgone. Medusa Gorgone la ricorderete per come è tramandata, come quella donna una volta bellissima e poi orribile, con serpenti al posto dei capelli, lo sguardo che pietrifica e via discorrendo. Il sangue della Medusa Gorgone aveva un potere ambiguo. La parte che scorreva a sinistra era mortale, era benefica. La parte che scorreva a destra era salvifica, era benedetta in questo senso. Sapere usare opportunamente il sangue della Medusa Gorgone voleva dire sapere salvare o uccidere. E introduciamo un'altra metafora fondamentale, la farmacologia. La farmacologia è l'utilizzo dei farmaci, la conoscenza dei farmaci che, metaforicamente espressi dal veleno della Medusa Gorgone, sono quelle sostanze che si usano in modo, che se si usano in modo positivo salvano, e si usano in modo non appropriato, abuso, uso e abuso, uccidono. E quindi vediamo che la farmacologia è il primo elemento fondamentale della medicina greca. Il secondo, in realtà lo vediamo dopo, il secondo elemento che porta Asclepio a imparare a praticare la medicina deriva dal saggio Chirone, centauro, che appunto deve insegnare a fare uso appropriato di questi medicamenti. Non a caso il centauro Chirone è ferito a un piede. Vedete, vi dicevo, i dettagli della mitologia greca. È ferito a un piede perché involontariamente Eracle, in latino Ercole, perse il controllo di una freccia, lo ferì, e quindi qual è quello che ci interessa, cos'è che ci interessa di questa metafora? Che il migliore medico, non tutti i medici, ma il migliore medico, si dice, secondo questo mito, è colui che ha sofferto, perché è in grado di capire effettivamente chi ha davanti. Così come il miglior educatore, si dice, è colui che è stato ribelle, e il miglior genitore è colui che è stato ribelle a sua volta. In questo senso Chirone insegna ad Asclepio a fare uso del sangue contenuto nelle ampolle, e Asclepio piano piano impara a salvare vite su vite. Quindi c'è un utilizzo della medicina che ha un successo incredibile, finché a un certo punto l'equilibrio si rompe, perché Asclepio dimentica la vocazione tale per cui lui è stato riportato in vita per salvare l'umanità, e comincia a operare per denaro. Comincia a operare per denaro e soprattutto provoca l'ira degli dèi, in realtà per una ragione ben più materiale, perché Ade, dio degli inferi, nella misura in cui vengono salvate le persone, ha sempre meno morti. Zeus, nella misura in cui la medicina porta meno morti, porta meno le persone a pregare le divinità, perde il proprio potere. Allora per una volta Ade e Zeus si mettono d'accordo e dicono: facciamolo fuori, perché la medicina per noi è un problema. Questa è un'altra metafora importante del conflitto fra scienza e religione di oggigiorno. Lo fanno fuori. Apollo si arrabbia incredibilmente e uccide la persona che ha fatto fuori il suo bambino, va da Zeus e gli dice: ma Zeus, ma hai ucciso Asclepio, che l'abbiamo messo lì per salvare gli esseri umani. Non è un problema mio, scendiamo a un compromesso. Non lo riportiamo a vita, ma lo facciamo emergere a Dio, in realtà semidio, perché figlio di Dio è mortale, a semidio della medicina e dei serpenti. Ophiuchos, lo fiuco è colui che porta in braccio il serpente. E allora perché il serpente? Cominciamo a avvicinarci dal terreno della mitologia al terreno della tecnica. Beh, il serpente perché il serpente è i capelli della Medusa Gorgone, il serpente perché, rigenerando la propria pelle, è simbolo di rinascita, di guarigione. Il serpente perché è simbolo della medicina. Tra i mille simboli che ci propinano, il simbolo autentico della medicina è un bastone con un serpente. Il serpente è simbolo della farmacologia, perché ha in sé il veleno, e quindi in base a come io uso il veleno posso arrecare appunto effetti benefici o negativi sulla vita delle persone. Il bastone perché, qualcuno qua lo sa perché se l'è sentito dire migliaia di volte a lezione, il bastone è simbolo della dieta, che non è solo cura dell'alimentazione. La dieta, nel senso originale, è lo stile di vita, è il regime, da cui il tenersi a bacchetta. Allora, dietologia non è solo mangiare bene, nel senso di sano, ma è alternare il sonno-veglia, è
alternare in modo equilibrato le rinunce e i piaceri della vita, perché non ha senso vivere di rinunce come non ha senso vivere in modo edonistico. È tutto ciò che fondamentalmente evoca in senso medico il grande principio greco dell'equilibrio, che oggi forse ne abbiamo perso, e concluderò con questo. Mens sana in corpore sano, diceva Giovenale nel primo secolo dopo Cristo, ma era un latino. Platone 600 anni prima, anzi sì, circa 600 anni prima, diceva le stesse cose da filosofo. Non vi leggo i passi perché fondamentalmente sennò vado molto lungo, è tutto scritto nel libro. Perché la dietologia è fondamentale nella medicina antica? Beh, perché c'è la farmacologia, ma la farmacologia non è quella che conosciamo oggi. La farmacologia è l'applicazione del pepe e del sole sulle persone raffreddate. Quindi sì, funziona, ma è abbastanza inefficace rispetto ai nostri standard. Qual è il secondo grande ramo, se vogliamo semplificare, della terapia? La chirurgia. La chirurgia, ma se la farmacologia era scarsa, era ancora peggio. Perché i pochi temerari che si sottoponevano agli interventi chirurgici, se non morivano della loro malattia, morivano o per emorragia o per infezione. Perché i corpi non si potevano aprire e quindi non si conosceva il loro interno. E quindi figuriamoci la distinzione tra vene e arterie e quindi figuriamoci la capacità di praticare le legature. Quindi aprivano a caso e si moriva dissanguati. Se non si moriva dissanguati si contraevano le infezioni, perché dobbiamo aspettare il 1500 perché un medico veronese, curiosamente chiamato Girolamo Fracastoro, in tempi di peste cominciasse a pensare che forse esiste qualcosa di piccolo, i microbi, che noi non vediamo e che è causa appunto delle infezioni. Nel 1800, e quindi l'altro ieri, perché noi stiamo parlando qua di 2000 anni fa, di più, 2005, scoprisse con i vari Pasteur, Semmelweis, eccetera, eccetera, l'esistenza dei microbi. Quindi, morale della favola, prevenire è meglio che curare, perché non sono in grado di curare fondamentalmente, posto che la dieta serve anche a curare, ma non entriamo nel merito. Quindi questi sono i fondamenti simbolici di una medicina che è agli esordi. Allora capite il senso dell'espressione primum non nocere, che è il fondamento della deontologia medica, quantomeno nella sua formulazione originaria. Per prima cosa medico non fare del male, poi magari cerca di guarire qualcuno. Che è ingeneroso oggigiorno, ma capite perché è il fondamento di un codice deontologico, dal codice deontologico per come è nato. Parliamo allora di Ippocrate, siccome Ippocrate è colui che ha scritto il giuramento. Si dice che Ippocrate è il fondatore della medicina occidentale. Ippocrate in realtà non era mica così tanto bravo a fare le diagnosi e a curare. Ippocrate è stato un genio perché ha avuto un'intuizione che ha permesso poi ai successivi medici di fare bene le diagnosi e curare. L'intuizione è stata quella di spostare la medicina dal terreno della religione al terreno delle scienze naturalistiche, dove con questo non si scredita la religione, sono cose diverse, che anzi, questa è l'ipotesi che tra l'altro sostengo in questo volume, come ogni forma terapeutica e quindi anche la filosofia, si sono perse e devono tornare a collaborare, ma arriveremo a questo alla fine. Prima di capire l'intuizione di Ippocrate, capiamo com'era la medicina prima di lui, la cosiddetta antica medicina. Con un racconto abbastanza aneddotico, no? Io sono un malato greco nel 2500 avanti Cristo, scusate, nel 2500 anni fa, quindi sostanzialmente 500 avanti Cristo, 400, quinto secolo, mi ammalo e vado al tempio di Asclepio. Entro, supero il colonnato e mi porto dietro dei doni, che siano doni in natura, nel senso sano della cosa, quindi ortaggi o animali, da cui l'espressione donare il gallo ad Asclepio. Qualcuno ricorderà l'apologia di Socrate. Socrate morente in realtà è felice di morire perché accetta di bere la cicuta, perché crede in virtù della filosofia platonica che la vera vita sia da un'altra parte. Allora non è che vive la sua morte male, ma dice ai suoi amici: donate un gallo ad Asclepio perché nella mia morte c'è la mia guarigione. E questa è l'origine dell'espressione. Se no, seconda ipotesi, si portavano delle monete. Si portavano delle monete che si portavano chiaramente in fine della fiera ai sacerdoti, ma simbolicamente, superato il colonnato, c'era questo edificio circolare, la Zolos, dentro alla quale c'era la fontana dimora dei sacri serpenti di Asclepio. E lì si buttavano le monete, così che in teoria non potessero prendere i sacerdoti, la pratica era un'altra. Fatto il dono, si va oltre e si entra in questa stanza piena di fuochi dove troneggiava la statua di Asclepio, rappresentato come un uomo vecchio, ma vecchio perché saggio, con la barba, l'anello, il cane ai suoi piedi, il bastone col serpente adesso arrotolato.
Cosa faceva il malato? Il malato si sdraiava e aspettava di addormentarsi. Il sacerdote, che non era un medico, ma era uno ierofante, e ierofante, lo dico anche qui sempre a alcune persone che l'hanno sentito dire mille volte, le etimologie greche ci fanno capire il 90% delle nostre parole. Ierofante è colui che interpreta il sacro, ieros è il sacro, fante è la stessa radice di phainomai, è il fenomeno, è apparire, ciò che appare, il fenomeno è colui che è appariscente. Quindi lo ierofante è colui che svela il sacro. E cosa vuol dire nella pratica? E queste persone si addormentavano in base a quello che dicevano nel sonno, come si muovevano e cosa raccontavano di avere sognato, venivano curate dal sacerdote. Un esempio storico, in realtà no, perché è ben altro che storia, un esempio celebre è quello di questo malato che racconta di aver sognato un agnello che succhiava il latte dalle mammelle della madre, lo racconta al sacerdote che applica al malato l'arnoglossa, che è un'erba che etimologicamente significa lingua di agnello, e poi successivamente il malato guarito o non guarito, probabilmente non guarito, è un'altra storia. Però vi fa capire la logica attraverso cui operava la medicina religiosa. E noi, beh, diciamo sì, chiaramente ci beccavano una volta su un milione, no? E poi magari quella volta su un milione non era neanche per merito dello ierofante, perché il malato ha bisogno di stare al calduccio, è stato al caldo e è passata la febbre. Però non dobbiamo essere ingenui nel giudicare il passato, perché in questo risiede il senso dell'espressione siamo nani sulle spalle di giganti. Se questi non avessero fatto queste cose, noi oggi non faremmo le operazioni con i laser, ok? Perché la medicina scientifica è nata dalla medicina religiosa. Come? Lo ierofante, che stupido non è, quella volta su un milione che vede che l'arnoglossa fa guarire quella malattia, la volta dopo la riprova, e se l'arnoglossa non funziona la accantona. Se invece funziona l'applica un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta. E quindi abbiamo la ragione che individua una correlazione fra le cause e gli effetti. E questo è il primo caposaldo della scienza. Secondo, abbiamo l'esperienza. Io vedo nei fatti che questa roba funziona. Quindi ragione ed esperienza, e attraverso i primi barcollì della medicina religiosa, dentro la medicina religiosa ci sono i semi perché nasca la medicina scientifica. E allora 2500 anni dopo dobbiamo essere grati agli ierofanti. Questo è il modo in cui si operava prima di Ippocrate. Ippocrate ha questa grande intuizione che appunto porta la medicina dal terreno del sacro al terreno del profano, per fortuna diremmo oggi, no? L'intuizione forse è un racconto storico, ma così appunto si tramanda, deriva dagli studi sull'epilessia, il morbo sacro, tant'è che il morbo sacro è l'opera ippocratica nella quale viene questo salto incredibile. L'epilessia è una malattia che deriva da epi lambano, sopraggiungere, sopra epi dall'alto, giungere lambano. È la malattia che scagliano gli dèi alle persone che non offrono sufficienti tributi, in teoria. Ippocrate, che appunto non era un bravo medico ma era una persona intelligente, dice: ma non mi pare che funzioni così, perché se io mi guardo in giro, le persone ricche si ammalano di epilessia, le persone povere sono sane come pesci, e beh, ma allora se le persone ricche fanno i tributi e si ammalano, la spiegazione divina scricchiola. Questa è l'epidemiologia. Io mi guardo in giro e in base ai dati, per dirlo in modo grossolano, ai fenomeni che vedo emergere a livello sociale, capisco l'incidenza in termini di medicina. Dopo fa un ragionamento logico e dice: allora, se le medicine, se le malattie nascono o dalla volontà divina o dai fenomeni naturali, beh, nel caso dell'epilessia la volontà divina non funziona mica tanto. Ma allora, se l'epilessia è una malattia a sua volta e funziona in modo naturale, allora tutte le malattie funzioneranno in modo naturale. Certo, abbiamo bisogno di 2500 anni per capire come. Però intanto abbiamo accantonato le radici che fondamentalmente ci hanno lanciato, ma ci trattengono e non ci permettono di evolvere. E quindi a questo punto apre i crani delle capre, morte per epilessia, vede l'eccedenza di questo fluido chiamato flegma marcescente nel loro cervello e deduce che lo stesso accada negli esseri umani. Problema: come facciamo a fare le diagnosi e le terapie se non sappiamo cosa c'è dentro i corpi? Allora qui c'è un'altra grande intuizione, per quanto grossolana agli occhi nostri. Dobbiamo capire cosa c'è dentro senza poterlo aprire. Allora, cosa tipicamente greca, l'intuizione è: l'uomo sarà fatto degli stessi elementi di cui è fatta la natura. Quindi l'uomo si ammala quando avviene uno squilibrio dei suoi elementi fondamentali. Uno,
2. L'uomo si ammala quando è squilibrato rispetto alla natura. L'uomo separato dalla sua natura si ammala. Questo nella pratica cosa vuol dire? L'ambiente era fatto di, si diceva allora, ma in realtà insomma è evidente, acqua, aria, terra e fuoco. I quattro umori che compongono l'umana natura sono fatti degli stessi elementi e sono ciò che si vede uscire dal corpo umano. Il sangue, la bile gialla prodotta dal fegato che si vede dal vomito e dai pigmenti appunto biliari delle feci, la bile nera prodotta dalla milza che in realtà si verosimilmente equivoca con il sangue scuro e ho perso il conto, sangue, bile gialla, bile nera e il flegma per l'appunto, che era questo liquido presente nella testa, ma non è che dicevano il liquido presente nella testa a caso, perché dalla testa vedevano che usciva il sudore, il cerume, lo starnuto, il catarro, il muco, le imperfezioni, le impurità di occhi, bocca e orecchie. Allora dentro la testa c'è questa roba qua che si chiama flegma. Concretamente il mio malato è raffreddato. Io medico ippocratico dico è un eccesso di flegma. Il corpo cerca di buttare fuori questa roba che appunto il muco è flegma. Il flegma è freddo e umido. Come lo curo? Attraverso l'applicazione di un rimedio caldo e secco. Il pepe, così starnutisce. O lo metto al sole, così si asciuga il flegma. Capite che sono tentativi che brancolano nel buio, ma è grazie a questi tentativi che poi è venuta su tutta la baracca. Tra l'altro, e qua vado velocissimo, questa è la medicina allopatica, in quanto opposta a omeopatica, è l'applicazione dei principi opposti invece che dei principi analoghi per fare sì che appunto venga a sparire un eccesso o un difetto di qualcosa che appunto diventa patologico. Ma vado oltre, questo lo dicevo per far capire che non è che l'opposizione fra allopatia e omeopatia, come tra medicina tradizionale e medicina alternativa, è medicina di laboratorio e medicina naturale. La medicina tradizionale è nata in modo altrettanto naturale, poi si è sviluppata in termini di efficacia, faccio parlare i medici e non mi compete. È in questo contesto che bisogna capire la medicina antica. Allora, i pro e i contro, io adesso parlerò dei contro in modo simpatico e concluderò molto brevemente con i pro. I pro in realtà nascono dai contro, perché i contro sono appunto dovuti alla non conoscenza delle nozioni scientifico-tecnologiche di cui noi disponiamo. Allora, questa non conoscenza di nozioni ci porta loro e porta noi adesso a dei grandissimi equivoci che racconto in modo simpatico. Il primo è la nascita del termine isteria e soprattutto perché l'isteria, si diceva, è una patologia, se di patologia si tratta, esclusivamente femminile, esatto. Io poi qua descrivo attribuendo agli altri, così non mi addosso la responsabilità di dover stare da una parte o dall'altra. Così diceva Ippocrate. Ecco, allora come si spiega l'isteria? L'isteria ancora qua le etimologie, no? L'isteria deriva da ustera, che è l'utero. Allora, nella gravidanza si pensava che il bambino fosse avvolto da questo contenitore, che era un contenitore in senso vago, perché palpando si sentiva questa cosa qua, ma non si capiva che cosa fosse. Contenitore che si muoveva perché si muoveva il bambino in realtà, no? Però si pensava che fosse un organo dotato di semovenze e addirittura, in modo evidentemente ironico, un animale dotato di vita propria che viveva finché viveva il bambino per poi morire. Scusate, allora, qual è il legame con l'isteria? Questa bestia o sacco entro il quale si muove il bambino si muove continuamente finché va a otturare le vie respiratorie e i principi vitali della donna, che quindi, come si dice alla mia età, sclera. E quindi fondamentalmente ha dei principi tale per cui a un certo punto, da un momento all'altro, senza alcuna apparente ragione accessibile al cervello maschile, cambia di umore, no? E quindi, secondo gli antichi, l'isteria era questa. Nel 1700 cercano di dargli un fondamento pur maschilista, ma un attimo più scientifico. Per par condicio, premesso che dopo prenderò in giro anche i 1700, De Biondi scrive quest'opera che si chiama La ninfomania, ovvero il furore uterino. La ninfomania è il desiderio incontrollato, mania della ninfa, la nonfè, è la fanciulla in epoca di massima bellezza, in epoca di appunto riproduzione. Allora, perché la ninfomane è isterica? Perché si diceva, e qua sta il passaggio un attimo più biologico e meno campato in aria, per quanto comunque inesatto. L'isteria è un'infiammazione cronica delle regioni uterine
tale per cui provoca nella donna il desiderio di sollievo. Il sollievo si ha quando si è vigorosamente sfregate nella zona uterina e sudombelicale, allora la ninfomane è colei che in virtù o in vizio di una irritazione cronica del proprio corpo ha un desiderio incontrollato di essere posseduta e quindi già, chiaramente è una spiegazione abbastanza grossolana, ma vedete che nel giro di 1000 anni circa cominciamo a passare gradualmente, perché è così che funziona, dalle intuizioni più fini a se stesse a una base che è scientifica, no perché non è vero, ma che è scientifica sì, perché comincia a dare una spiegazione biologica. Un altro aneddoto è quello di Agnodice, primo medico donna o primo medico travestito. Ce lo racconta Igino, astronomo, che in realtà era un cantastorie, immaginiamoci più il cantagallo di Robin Hood che un anatomista rigoroso. Però, in quanto cantastorie, ironizzava sui pro e i contro della sua cultura, quindi in realtà un fondamento quantomeno culturale c'era. Quindi, ripeto, prendiamolo per le pinze, ma la storia è questa. Agnodice nasce con la vocazione alla medicina, tra l'altro alla medicina che è più affine alla sua natura, quindi la ginecologia e l'ostetricia. Cerca di praticare la medicina e studia alla scuola anatomica di Erofilo ed Erasistrato, i più grandi anatomisti della storia antica. Chiaramente studia da travestita da uomo. Studia molto bene e opera anche molto bene. E allora a un certo punto suscita, come ogni volta che uno opera bene, purtroppo questo accade, l'invidia dei suoi colleghi, no? Che cercano di farla fuori. E allora la fanno fuori in modo barbino. A un certo punto scoprono che è donna e l'accusano, portandola davanti al tribunale di Atene, di approfittarsi delle sue pazienti quando in realtà lei le cura come si deve e meglio dei colleghi maschi, così che è costretta a incombere nel male minore. Lei fa questo ragionamento e dice: beh, se mi accusano di abusare dei miei pazienti finisco male, allora mi spoglio davanti al tribunale e faccio vedere che sono donna, così incombe in un male minore che semplicemente è a livello deontologico praticare la medicina quando non potresti farlo perché sei donna. Lì cosa succede? Che a un certo punto tutte le pazienti che ha curato si arrabbiano, irrompono dentro al tribunale, cacciano via i maschietti invidiosi e salvano Agnodice dalla sua colpa. A proposito del fatto che evidentemente, speriamo che sia veramente così, quando uno pratica in buona fiducia alla fine della fiera ce l'ha vinta. Invece adesso finisco su questo discorso e vado sulla par condicio, prendiamo un po' in giro i maschi. L'eterna questione maschile delle dimensioni. Abbiamo due scuole, Aristotele e Avicenna. Aristotele, in virtù di questa teoria per cui lo sperma nasce dalla cozione, dalla cottura, cozione in realtà era il termine originale, del sangue, diceva questa roba qua: noi abbiamo lo pneuma, che è il nostro principio vitale, che è un calore che fondamentalmente fa sì che il sangue bolla e vada a raggiungere tutte le parti del nostro corpo. Il pneuma scalda il sangue, che quando è surriscaldato diventa sperma. Allora, è meglio avere un pene piccolo, perché se lo sperma è sangue caldo e deve arrivare in cima, e beh, si raffredda, e quindi quando esce non è più in grado di concepire. Allora è meglio avere un pene piccolo. Avicenna dice il contrario. Avicenna, arabo, che in realtà è di formazione occidentale e aristotelica, arabo no, orientale, e dice una cosa opposta. Avicenna dice: è fondamentale che ci sia il piacere perché ci sia effettivamente la riproduzione e il concepimento. Un pene piccolo non provoca piacere, allora sì, c'è il coito, ma non c'è la capacità di concepire. E quindi vedete che sulla base di due teorie anatomiche e biologiche, per quanto abbastanza campate, opposte, abbiamo due concezioni opposte altrettanto di conseguenza su questa questione qua. A mio modo di vedere entrambi volevano tirare acqua al proprio mulino. Però non sappiamo le dimensioni dei due e quindi li prendiamo per buoni. Un altro elemento, e concludo qua con questi aneddoti per poi passare in modo più rapido ai rapporti tra la medicina antica e la contemporaneità. Un altro elemento di opposizione è la visione spiritualistica dell'amore opposta alla visione materialistica. Racconto questo aneddoto perché questa opposizione perché è affascinante, ma in realtà è il presupposto per arrivare a capire come ancora oggi, e non bisogna essere degli studiosi, abbiamo determinate categorie quando cerchiamo di spiegarci la natura delle emozioni. Da una parte abbiamo Platone, Simposio, il più spiritualista di tutti, da cui è nato il cristianesimo. Dall'altra abbiamo Lucrezio, De rerum natura materialista hard. Platone racconta nel Simposio di, come qualcuno forse saprà, Agatone che vince la,
il componimento vince una gara di tragedie ad Atene, e come si faceva allora, invita i suoi amici a banchettare per appunto bere, mangiare, stare in compagnia di belle donne e discutere di filosofia, perché così si faceva nei simposi. Mangiano, banchettano, fanno e disfano, a un certo punto bisogna decidere l'argomento e si decide di parlare delle cose di amore, così si dice nel volume. Due sono gli argomenti affascinanti che ci sono riportati ancora a livello anche di cultura generale. Se ci ricordiamo il film di Aldo Giovanni e Giacomo, La scena della mela, deriva assolutamente da questa roba qua. Il primo grande argomento è di Aristofane. Aristofane dice: una volta non c'erano i maschi e le femmine, c'erano le sfere. L'uomo era uno sfero, era androgino, andros è il maschio, gunè è la donna. Vivevano di totale perfezione, in piena pace con se stessi, perché non mancavano l'uno dell'altro. A un certo punto, fieri della loro beatitudine, decidono, classico, pensate a, com'è che si chiama quell'altro che l'ha legato con l'aquila che gli mangiava il fegato? Non mi ricordo più, ho dei vuoti. Oddio. Lo sappiamo tutti. Sì, ma no, il problema è che non mi viene. Che sfida gli dèi e a un certo punto viene legato alla roccia. Comincia con la P. E Renzi. Il mito di Prometeo. Esatto, ce l'hanno un po' gli antichi questa cosa dell'uomo che sfida gli dèi, e tra l'altro noi contemporanei siamo a questo livello qua. Ad ogni modo, la sfera fatta da uomo e donna che stanno benissimo insieme, in virtù della loro beatitudine, rotola sfidando gli dèi fino in cima all'Olimpo. Zeus incazza, classico, e lancia la saettina. Quindi arriva sulla sfera che si spezza in due e cade a terra. Allora da lì ogni metà cerca esattamente l'altra metà che le manca. E quindi non cerchiamo persone a caso, ma cerchiamo l'incastro esatto che fa sì che noi, quando ci riuniamo, ci sentiamo come Dio. La spiegazione di Socrate, che chiaramente vince sempre, è una spiegazione un po' meno affascinante, ma comunque in questo ordine di cose. Un giorno, ai banchetti che celebravano il matrimonio di Artemide, dea della bellezza, Poros, rappresentante la ricchezza e la capacità da parte della ricchezza di arrivare dove vuole, e quindi anche l'espediente, festeggia fino a che si addormenta ubriaco in questo banchetto. Penia, mancanza, che era fondamentalmente una ragazza che si era imbucata, giace con Poros addormentato e ubriaco per rimanere incinta di Eros. Eros quindi è figlio della ricchezza, che è rappresentata dall'amore e dalla capacità di arrivare dappertutto e spesso in modo imprevedibile. Penia, da cui anche in terminologia medica l'eritropenia, tutto ciò che è penia è mancanza di qualcosa. Penia rappresenta appunto ciò che nell'amore è il desiderio di colmare ciò che ci manca ricercandolo nel partner. E quindi Eros è quel demone, e demone non va inteso in senso cristiano come qualcosa di negativo, il demone è un messaggero, nel bene o nel male, che pervade l'essere umano e lo porta a cercare ciò che lo completa. Questa è la visione spiritualistica di amore. Dall'altra parte abbiamo la visione materiale di Lucrezio, che nel De Rerum Natura lo descrive con un'ironia divertentissima. Trovate i passi scelti nel libro, non li leggo adesso perché sennò vado lungo. Dice delle cose che insomma sono abbastanza intuitive, di poi scoperte scientifiche che si faranno 2000 anni dopo di lui. Beh, lui fondamentalmente dice che amore è un'illusione, l'amore non bisogna caderci, perché sono dei lacci che, con l'apparenza di desiderare la persona che noi appunto desideriamo e che idealizziamo, in realtà ci portano solamente da adolescenti e giovani a cocenti delusioni, e da un po' più maturi a perdere tutto quello che ci siamo costruiti con una vita di lavoro, no? Chiaramente è un punto di vista maschilista, perché era una cultura maschilista, e qua le donne potrebbero dire anche il contrario. Il punto è che lui dice, e qua arriva la parte materiale, che amore appunto è un'illusione, perché noi in realtà non ci innamoriamo del nostro partner, lo idealizziamo e pensiamo che noi vogliamo lui, ma in realtà noi percepiamo nell'aria questi corpuscoli prodotti a livello chimico dalla persona che abbiamo di fronte, che ci fanno fondamentalmente eccitare, e quindi a seconda del nostro sesso reagiamo al desiderio a livello meccanico, ma in realtà il desiderio è provocato dall'aspirazione di questi corpuscoli che si liberano nell'aria,
e una volta che noi consumiamo la passione, consumiamo la presenza di questi corpuscoli e ci rendiamo conto che in realtà, nel quadro probabilmente di una vita, questa era la sua riflessione, tutto è stato consumato in quella sede. È una, evidentemente una posizione estrema, così come estrema l'altra, però ci fa capire come ancora oggi tendiamo a spiegare le emozioni o in modo estremamente riduzionista, e quindi tutto in realtà si riduce su roba materiale, meccanica, e dall'altra parte in modo dualista. Esiste la materia, esiste il sentimento ed è un'altra cosa, e tutt'al più la materia opera in virtù del sentimento. Cosa sono i corpuscoli? Gli ormoni. Quindi dovete appunto immaginare che queste persone facevano delle teorie che raccontavano come se fossero delle favole, ma insomma non erano così inetti. Allora, quello che io ho a cuore in realtà di questa opposizione è che secondo me sono valide entrambe le spiegazioni, ma non si escludono, perché in realtà l'evidente esistenza di fenomeni meccanici che ci porta a stare insieme e avere le emozioni, anche ad abbracciare gli amici, non esauriscono l'esistenza di qualcosa di più nobile. Questo lo diceva Platone quando parlava della seconda navigazione. La dico in breve. Filosofi presocratici ce l'avevano su con scoprire l'origine del mondo, no? Della vita, la verità. La verità deriva da Anassimene, Anassandro, Taleta, Anassagora, Eraclito, dall'acqua, dall'infinito, dal fuoco, eccetera, eccetera. Arriva Platone, che si serve come sempre di Socrate, l'intellettualismo socratico è questa roba qua. Platone dice, noi finora abbiamo navigato alla ricerca della verità con una prima navigazione.